Oggi siamo qui in Lomellina, a Zerbolò, nell'azienda agricola Gaviola, e abbiamo provato una macchina al di fuori del comune. Siamo nell'universo John Deere, siamo nell'universo degli alta potenza e in modo particolare abbiamo messo le mani su un 8R340 al lavoro nella sistemazione di una risaia. Macchina utilizzata con al traino una livella fontana con la lama larga 7 metri e che ha messo in luce tutte le sue migliori caratteristiche. La serie 8R di John Deere è infatti uscita sul mercato nel 2019 e si è subito imposta per le sue particolarità. All'interno dell'universo delle macchine ad alta potenza abbiamo infatti una distribuzione del peso che è unica nella sua categoria, in quanto circa il 60% è distribuito sull'avantreno e il rimanente 40% sul retrotreno. Una peculiarità che insieme ad altre caratteristiche specifiche ne fanno una macchina particolarmente adatta per l'utilizzo in situazioni come questa, ossia nel traino duro e nel trasporto pesante su strada. Al lavoro con la livella abbiamo apprezzato in modo particolare l'elasticità del motore John Deere PowerTech PVS, un 9 litri 6 cilindri dotato di turbina a geometria variabile. La potenza nominale è di 340 cavalli a 2100 giri al minuto e in accoppiamento con il cambio a variazione continua Auto Power ha potuto dare veramente il meglio e non far rimpiangere di non avere più cavalli al di sotto del cofano. La gamma 8R arriva infatti ai 443 cavalli dell'8RX410 che si colloca al top della gamma, potenza condivisa anche con la serie R ed RT. Il nostro 8R340, come detto, arriva a 340 cavalli nominali a 2100 giri, che diventano 374 a 1900 giri al minuto. Volendo possiamo avere 14 ulteriori cavalli in più con il boost alla PTO, che funziona anche in modalità trasporto, e tutto questo avviene grazie alla gestione elettronica. La coppia è notevole, infatti abbiamo 1592 Nm a 1600 giri al minuto. Ciò significa che il lavoro del doppio turbo si sente con risposte pronte e un'erogazione fluida della potenza su tutto l'arco di giri del motore. Più potenti rispetto agli 8R abbiamo soltanto la serie 9R articolata, i trattori a 4 cingoli 9RX e i trattori a 2 cingoli 9RT. La presenza del PowerTech PVS da 9 litri differenzia l'8R340 che abbiamo provato rispetto ai due modelli più potenti della gamma, ossia l'8R370 e l'8R410, che invece montano il PowerTech PSS dotati di due turbocompressori in serie. Il PVS prevede il turbo singolo a geometria variabile, un intercooler aria-aria e il ricircolo dei gas di scarico raffreddati. Oltre ovviamente in termini di riduzione delle emissioni al filtro particolato di lunga durata che non richiede sostituzione e manutenzione, a cui si aggiunge il catalizzatore di ossidazione DOC e l'SCR. Il tutto per riuscire a rientrare nei stringenti parametri Stage 5. La distribuzione del peso, che avviene al 60% sull'avantreno e al 40% sul retrotreno, è ottenuta con il muso spiovente e il motore spostato molto in avanti. Nonostante le dimensioni, infatti abbiamo un passo superiore ai 3 metri, il raggio di sterzo è di 7,2 metri, il che permette di avere delle manovre abbastanza agevoli rispetto alla mole del trattore. La lunghezza complessiva è di 6,60 m, la larghezza di 2,50 m e l'altezza di 3,5 m. Il cambio a variazione continua Auto Power è progettato e costruito dalla stessa John Deere.
Il costruttore ha fatto una scelta specifica, ossia quella di avere una potenza meccanica prioritaria dal 60 al 100% di quella complessiva. Un risultato che è stato ottenuto lavorando sul gruppo epicicloidale che permette di avere questi risultati. In buona sostanza, non essendovi gambe da campo o da strada, il costruttore preferisce chiamare la sua trasmissione IVT, ossia variazione di velocità infinita. Questo permette di avere un ridotto assorbimento di potenza e anche un adeguato freno motore, cosa non da poco quando si lavora sul traino su strada. La velocità massima di 50 km orari si raggiunge col motore a regime di 1670 giri al minuto. Fondamentale è anche la presenza di un impianto idraulico estremamente performante, che ci fornisce una portata complessiva di 318 litri al minuto. I distributori ausiliari posteriori possono arrivare fino a 6 e sono tutti a controllo elettroidraulico. Si gestiscono facilmente tramite il command center, dal quale si possono impostare con precisione le portate e i tempi di trattenimento. Fondamentale in un'applicazione con una livella idraulica di questo tipo, che necessita una fortissima reattività per riuscire a rispondere agli impulsi dell'impianto laser e alla velocità di lavoro della macchina. Sempre dal command center si gestiscono le impostazioni del sollevatore. Abbiamo una capacità di carico sull'intero intervallo di 9000 kg. Anteriormente invece ne abbiamo uno da 5200. La presa di forza posteriore è a inserimento elettroidraulico e funziona alle due velocità di 1000 giri, 1000 giri eco e al regime motore rispettivamente di 1995 giri al minuto e 1590 giri al minuto. Uno dei punti di forza di questa macchina è sicuramente il comfort di guida. Rispetto alle serie precedenti ci sono state fondamentali modifiche alla cabina, che riguardano soprattutto la presenza del sedile riscaldato, disponibile anche con rivestimento in pelle traforata, circolazione dell'aria attiva e funzione di massaggio a due zone. Tutto il design è stato completamente rivisto dagli specialisti dello studio BMW Design Works con sede in California. Tra i plus abbiamo anche il frigorifero, la cui capacità è stata aumentata a 11 litri, il sistema audio surround con 6 altoparlanti e un subwoofer e il display che può supportare anche l'Apple CarPlay per ascoltare musica oppure podcast mentre si sta lavorando in campo. Rispetto alla versione precedente è stato migliorato l'accesso grazie a gradini più ampi, all'angolo di apertura della portiera più grande. All'interno lo spazio è aumentato in altezza poiché l'impianto di condizionamento è ora posizionato sotto il sedile. Il flusso d'aria del climatizzatore è stato ottimizzato, così come l'insonorizzazione. In definitiva, un mezzo che si è comportato estremamente bene in un'applicazione come questa, che richiede velocità, potenza e soprattutto una grande agilità, data anche dal fatto che, pur essendo un'alta potenza, abbiamo comunque un raggio di sterzata estremamente ridotto in rapporto alle dimensioni. Fondamentali sono anche le sospensioni a ruote indipendenti sull'assale anteriore, che concorrono efficacemente a mantenere il trattore ben ancorato al suolo e soprattutto a trasferire a terra tutti i cavalli a disposizione. Ancora una volta John Deere si posiziona in questa classe di macchine in modo specifico, dando all'utilizzatore delle peculiarità che difficilmente può trovare altrove.